Cosa succede tra Damiano dei Maneskin e l'ex fidanzata Giorgia Soleri? Arriva la stoccata dalla migliore amica di lei. Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno avuto una lunga storia d'amore, ma dopo 6 anni di relazione sono arrivati a un binario morto. Si è parlato di rottura non appena è divenuto virale un video di Damiano David intento a baciare una ragazza sconosciuta durante un party. Lei, poi, si è rivelata essere la migliore amica di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Dopo aver fatto il giro del mondo, il video è stato commentato anche da Giorgia Soleri stessa. L'attivista ha dichiarato che quella sua e di Damiano fosse una relazione aperta e che il bacio fra il suo ex fidanzato e la ragazza nella clip ci fosse stato solo dopo aver terminato la relazione con lei. A tanti questo è sembrato solo un mero tentativo di non passare come la tradita di turno, ma la realtà effettiva delle cose la sanno solamente i diretti interessati. A distanza di parecchio tempo dalla fine della relazione fra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, la migliore amica di lei, conosciuta per averla vista insieme all'attivista durante Pechino Express, ha tuonato contro il frontman della band romana. Cosa ha detto Federica Fabrizio? Le sue parole a seguire, Damiano David e Giorgia Soleri, è guerra. Negli ultimi mesi, comunque, Damiano dei Maneskin ha decisamente voltato pagina. Oggi ha una relazione con la star americana Dove Cameron, con la quale ha fatto il debutto sul red carpet del Met Gala. Giorgia Soleri, invece, è single e non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della relazione con il suo ex fidanzato. Al suo fianco, però, c'è sempre la sua migliore amica Federica. Cosa ha detto quest'ultima? La stoccata di Federica Fabrizio al frontman dei Maneskin. Federica Fabrizio è solita esprimere la sua opinione sulle questioni di attualità nel mondo. Di recente, infatti, ha parlato sia del genocidio a Gaza, sia della polemica che ha travolto l'Eurovision Song Contest. Come sappiamo, Israele ha partecipato alla competizione canora, raccogliendo anche un grande consenso dal pubblico. Molti artisti non si sono espressi sulla vicenda, fra cui Damiano dei Maneskin. Il gruppo, ricordiamo, ha vinto la gara nel 2021, subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Il leader della band romana ha solamente dichiarato di fare il tifo per Angelina Mango, e di averla anche votata, senza però pronunciarsi su altro. Ma cosa ha detto Federica Fabrizio? La migliore amica di Giorgia Soleri, lanciando una palese frecciatina a Damiano David, ha detto: l'ipocrisia di certi artisti nell'urlare fuck Putin al Coachella e poi stare zitti ora. Il riferimento era chiaramente contro il frontman dei Maneskin, poiché durante un'esibizione al Coachella 2023 ha mandato a quel paese il presidente della Russia.